Sì. Mentre Vito fa queste cose qui, vi mostro alcune, sono alcune immagini su come si può articolare una figura, no? Cioè, noi partiamo sempre comunque dai volumi, no? Di come si comportano i volumi, e vedete un po', più o meno, insomma, questa fase è anche importantissima, perché bisogna capire come vogliamo realizzare questa statua, come stanno le mani, come sta la spalla, i piedi, cioè dobbiamo essere il più possibile precisi e tener conto anche di quello che dicevo prima, del principio delle forme geometriche, no? Cioè dei volumi, di come si comportano i volumi. Qui c'è insomma una carrellata un po' di immagini, di schizzi, per capire un po' quante possibilità espressive ha una figura, quanto possiamo noi riuscire a comunicare attraverso un gesto, che può essere anche il dito, la mano. Per noi sono importanti questi particolari nella realizzazione della statua, sono importanti. Infatti sembra un po' comica la cosa, ma a volte quando articoliamo una figura ci mettiamo noi stessi in quella posizione per capire modello. Se funziona, se va bene così, o comunque dobbiamo spingere ancora di più la spalla più avanti. Se è una posizione naturale oppure no, se è scomoda o comoda. Tante volte, insomma, poi imitiamo quel gesto. In alcuni lavori è importante questo, perché a volte si incontrano delle statue che insomma sono anormali, tra parentesi, come posizione. Sarebbe una posizione scomodissima di una Madonna che è lì distesa, e bisogna anche comunque trasmettere emozioni attraverso la gestione del corpo, la morbidezza, il fatto che sia stanca, cioè in tutto questo insomma bisogna tenere presente di tutto e ciò. E tutte le parti del corpo devono essere al punto giusto, insomma. Non possiamo immaginare una spalla piegata che sta piegata in una funzione di adorazione, in un gesto di adorazione, e poi immaginare la testa che per esempio guarda in un'altra direzione, cioè quindi tutto deve avere una certa armonia se vogliamo trasmettere quello stato d'animo, quell'emozione, quella situazione praticamente. Posso proseguire? Prego. Quindi dopo aver fatto il manichino e abbozzato una base d'appoggio, vado a tagliare gli arti per poterli posizionare, quindi andrò sempre a fare il famoso taglio dove abbiamo inserito gli arti, tutti e due. Sì, poi lo facciamo vedere. Quindi mi vado a posizionare, se devo farlo seduto, me lo vado già a posizionare qui sopra. No, non c'è bisogno, no. Poi lo inserisco dopo dietro. Barbotina, sempre, è il nostro compagno di lavoro. Si va a posizionare la statua senza perdere troppi volumi. Sì, un'altra cosa importante è che nel taglio per esempio delle gambe o delle braccia, o anche nel movimento del busto, si possono perdere alcuni volumi, nel senso che cioè il muscolo è come un elastico, no? Se quindi la gamba si distende, diventa un po' più lungo, per esempio nel caso del quadricipite, cioè della gamba, no? E quindi andremo a reintegrare quel pezzo che manca. Quindi iniziamo ad articolare le gambe, senza mai perdere i riferimenti di incollaggio. Devo piegare il ginocchio per fare un appoggio stabile, quindi che cosa succede? Piegando il ginocchio, il muscolo dietro si contrae, si restringe. Che cosa succede? Nell'argilla non posso farlo, altrimenti poi vado a perdere alcuni volumi o si vanno ad allungare quelli davanti. Noi abbiamo questo metodo, andare a togliere dalla parte di dietro l'articolazione, e quindi vado ad inserire un poco di barbotina per incollarla e vado a piegare il ginocchio. Vado a provare. Piccoli accorgimenti riesco a farli anche sul manichino, quindi
abbiamo già la prima gamba, però ancora non è stata posizionata bene, perché mi vado a fare l'altra, poi ci sarà il posizionamento del busto, della schiena, verrà inclinata un po' più avanti, adesso vedremo proprio come articoleremo questo. Quindi decido l'altra gamba che cosa fare, vado sempre a tagliare dietro, perché cosa mi succede? Così si può fare anche, ma guardate, si strozza, si vanno a perdere alcuni volumi, mi complica un po' la vita, ma si può fare ugualmente, cioè voglio dire, non è... Perché un muscolo, cioè il ginocchio, diventa elastico, quello dietro invece si chiude, quindi avviene in natura e noi lo facciamo con l'argilla praticamente, andiamo a tagliare dietro, perdiamo un po' quello davanti perché comunque non è un elastico, però intanto recuperiamo quello spazio dietro, no? È chiaro, non li faccio tutti e due simili, cerco di... Sì, di creare anche un'armonia, diciamo, un'armonia nel gesto, no? Ancora non li attacco perché comunque devo vedere la posizione anche del busto, del bacino, che comunque, insomma, io questo pastore ho intenzione di, come se stesse anche riposando, no? Di abbassargli un po' i muscoli, di così sembra troppo rigido, quindi vado, che cosa succede? Per inclinarlo davanti non vado a togliere davanti, altrimenti vado a perdere della massa muscolare davanti del coso, ma vado a tagliare sempre dietro, creando dei tagli dove deve avvenire il movimento, la torsione. Quindi che cosa succede? Si allunga, qui si allunga il muscolo, quindi si va a ricostruire poi, a riempire. Quindi guardate come ha cambiato già aspetto, è molto più morbido, molto più coso. Quindi che cosa mi succede? Prima di iniziare, perché devo vedere un po' la figura, anche, anche il nudo, comunque devo vederla un po' come posizione. Cosa mi succede? Nel momento in cui sono arrivato a questo punto, mi vado a registrare i movimenti del coso, i movimenti del corpo, ma comunque anche a dare un'inclinazione a quello che è la testa, a quello che adesso è il movimento delle braccia, perché in base al movimento si abbassa o si alza una spallina o l'altra. Quindi adesso andrò a muovere, se una cosa è piccolina così come il collo, io riesco a farla anche senza andare a tagliare e dargli il movimento. Sì, tanto la sua, insomma, plasticità, l'argilla, si riesce a fare. Guardate come è cambiato già come posizione. Mi vado a ricostruire, sì, perché stando sempre a te, anche lateralmente, guardate, e c'è questa cosa del collo che, insomma, spinge come se stesse intento a guardare qualcosa. Già si inizia a vedere che comunque è interessato a qualcosa, non è un manichino lì che sta fermo e non trasmette niente. Già è privo di espressione, comunque bisogna far vedere qualcosa. Quindi mi vado a riempire quelli che sono i muscoli che si sono allungati, mi vado a ricucire. Cioè questi tagli servono praticamente per modellare il manichino in questa nuova posizione, praticamente, no? Per modellarlo. Quindi si perdono alcuni volumi e si reintegrano in un secondo momento. Si perdono i volumi dei glutei, che non ci sono più, la spalla che ha cambiato forma. Sì, sì, no, in questa fase la teniamo, sì, la riformula. Mi chiedeva se in questa fase la testa è necessario averla sul manichino o già staccarla. No, noi in questa... No, no, è importante tenerla per vedere tutta la figura. Sì, 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 ma non finita, c'è solo come riferimento, sì. Sì, la testa diventa un riferimento che comunque dobbiamo avere fino a quando non decidiamo che il manichino va bene nella posizione giusta, le braccia stanno in quella posizione, anche le gambe, allora stacchiamo la testa e la modelliamo a parte. Però per adesso, in questa fase di, diciamo, di
di impostazione della figura, è necessario averla, anche se comunque deformata. A noi non interessa l'espressione in questo momento, interessa il modo la con cui la gestualità generale della statuetta, insomma. Quindi adesso Vito vi farà vedere che saranno anche importanti le mani, no? Perché in funzione della testa ci sono anche le mani, le braccia. Come vanno le braccia? Perché anche come vanno le braccia condiziona la posizione della testa. Mi vado anche a modificare l'accenno che era prima della base, nel senso di farmi appoggiare, avere una stabilità anche il piede. Mi vado a riempire e a realizzare un appoggio. Anche con l'altro faccio la stessa cosa, anche se questa deve essere ancora. Vedete che per esempio la barbotina è proprio di fondamentale importanza. Questo lo ripeto sempre perché comunque se no rischiate di fare un pezzo magari bellissimo, però appena si asciuga quella parte lì stacca ed è un disastro, perché poi se c'è il panneggio sopra va via pure il panneggio. Quindi è importante nel momento in cui taglio e modifico la statua mettere barbotina, creare una superficie ruvida e applicarla. Questo lo fanno anche i vasai, no? Quando mettono il manico, bagnano, fanno questa superficie ruvida, mettono barbotina, incollano e non staccano i manici. Infatti il manico dei vasi non stacca mai, tranne in casi proprio. Prego. Allora, sì, la riformulo la domanda. Il signore dice prima ruvido, poi barbotina. Qual è la sequenza, diciamo? No, prima lo rendo ruvido. È indifferente. Puoi mettere prima uno o l'altro, comunque. Adesso passiamo con il realizzare le braccia, perché è fondamentale sulla posizione della schiena. Cioè noi il manichino dobbiamo, prima di iniziare la vestizione, dobbiamo insomma tenerlo, diciamo, quasi finito. Anche per le braccia lo stesso procedimento, si fa una forma cilindrica più o meno che abbia, diciamo, sì. È quello che sta fuori. Sì, sì. Ma i volumi sono importanti comunque. Sì, sì. Allora, sì, è importante. Chiaramente la figura serve come... I volumi servono come punto di partenza per vestirlo. È come una persona normale, insomma. Se non abbiamo i volumi... Adesso ho inciso... per poter inserire le mani. In questo caso ho fatto come i piedi, perché nel momento in cui io devo inserire una mano che sta scesa, un braccio che sta sceso giù, io mi vado a fare sempre la stessa situazione. Mi agevolo il lavoro. Vedete, il taglio è in diagonale. Quindi che cosa succede? Io con questo braccio gli creerò un appoggio su questa roccia. Mi vado a creare già supporto che andrò poi a modificare solo come riferimento, barbotina, in questa fase l'uso degli attrezzi è indicativo, io con la prima cosa che mi trovo davanti faccio, non... Che cosa succede in questa fase? Mi andrò a misurare la proporzione. Mi andrò a misurare. Quindi dovrà essere il coso della schiena, quindi poi qua questa è la torsione del coso del braccio. Mi metto già dei riferimenti, anche se mi serviranno poco se un braccio è esteso. Però io questi riferimenti li metto in modo da vedere dove mi cade poi la mano, la lunghezza della mano e delle dita.
Quindi diciamo che così, e mi vado a riposizionare, a posizionare il braccio. Metto dei volumi così indicativi che mi imitano la mano, ma non sarà questa la mano. Poi farò vedere come si... Man mano inizia a prendere forma. La stessa cosa facciamo con l'altro braccio. Quindi, come vedete, è importante in partenza sapere come deve stare la figura, in quale posizione deve stare. Anche se io in questo momento sto improvvisando, non ho... Sì, bisogna avere già un progetto, cosa che io non ho fatto. Il progetto è importante sapere se la statua è da sola, che cosa sta facendo. Ma a me non piace partire da un progetto, mi piace insomma al momento quello che... Perché poi la figura in rapporto ad altre persone, in rapporto allo spazio... Perché nel momento in cui vado a montare un braccio, una mano o un'articolazione... Cioè, non lo so che cosa mi succede, è come se la statua mi indicasse che cosa vorrebbe in quel momento. Comunque, io in questa posizione riesco a vederlo come se stesse chiamando o salutando qualcuno. Sì, è chiaro, Vito, però dico, un progetto di massima, sì, in partenza, sì, noi ce l'abbiamo. Noi abbiamo durante detto... il lavoro poi ci sono delle indicazioni che a volte vengono suggerite proprio dal modo con cui quella statua sta nascendo, e quindi anziché mettere la mano sul ginocchio la mettiamo in testa. Quindi questo è una cosa che comunque... Beh, nella proiezione dello spazio del... Cioè bisogna tenere conto di tante cose. Quindi se io devo fare questo braccio che comunque è intento a salutare, a chiamare qualcuno, a indicare qualcosa, che cosa succede? Questa schiena, questa si alza un po', si abbassa l'altra. Quindi la scapola, che cosa succede? Io vado a fare un piccolo taglietto di qua e mi vado a tirare. Poi i muscoli verranno inseriti di conseguenza. Anche il corpo, comunque, come potete vedere, può esprimere uno stato d'animo. Non abbiamo un'espressione nel volto, no? Però il corpo esprime. Questo è importantissimo. Cioè la statua, indipendentemente dall'espressione del viso, deve esprimere qualcosa, già. In questa fase è importante. E beh sì, non è solo l'espressione del volto, l'espressione anche delle mani, degli arti, anche del posizionamento del manichino. Un po' tutto insomma già è come base di partenza, mi deve indicare. Adesso passiamo alla testa, passiamo, bisogna togliere la testa per dargli un'espressione, per modellarla, per... quindi andremo a staccare la testa. Sì, la testa viene sezionata, noi lo facciamo con la stecca, ma si può fare anche con una lamella di ferro. Si stacca, sì, in qualsiasi modo, anche con un filo preciso. Tanto comunque i riferimenti ce li abbiamo. Questa testa va posizionata su un supporto, un bustino. Io in questo caso ho messo del polistirene con un fil di ferro legato con un po' di nastro, in modo da non tenere l'argilla nelle mani, altrimenti si inizierebbe a seccare, poi insomma
è scomoda da poter lavorare. Quindi adesso la posizione del collo non ci serve più, perché sarebbe scomoda da... Sarebbe scomoda da cosa? Sarebbe scomoda da modellare. Quindi che cosa mi succede? Mi realizzo poco poco di bustino. Mi vado a posizionare la testa qui sopra. Stavo dicendo, penso che è un po' difficile, qualcuno lo sto vedendo un attimino, Sì, questa è un'esibizione di quello che facciamo noi, però io vi consiglio una cosa, importantissimo, cominciate a prendere confidenza con la materia, toccatela, sentite che cosa vi dice, perché pensare di realizzare in un giorno quello che noi siamo riusciti in tanti anni a realizzare è un po' difficile. Ci sono dei passaggi importanti, cioè la materia parla, esprime qualcosa e voi tutti dovete catturare qualcosa. Quindi non pensate di domani mettervi lì e dice ma mamma mia oggi voglio fare questo capolavoro, è sempre comunque una partenza e non sottovalutatela questa, va bene? Allora abbiamo staccato la testa quindi alla statua e Vito l'ha posizionata su questa basetta, insomma, in polistirene, ma si può fare in qualsiasi materiale, insomma, è una base comoda che ci permette comunque di lavorare separatamente il volto. Adesso vi mando un video che noi abbiamo scaricato da internet, ma insomma è semplicissimo, che spiega un po' quali sono i rapporti di proporzione nel viso che bisogna rispettare. Anche questo, insomma, nella dispensa ci sarà. La bocca
Sì, molto semplice, diciamo, non c'ha delle espressioni particolari. È molto indicativo però come video, perché inizia a costruire i volumi, il mento. Vedete, il naso l'ha costruito partendo proprio da una forma geometrica, come dicevo prima. Avete visto questo volto come stava prima, no? Quando Vito l'ha estratto dal manichino. Allora, io non ho fatto altro che scavare queste parti, togliere la creta e accentuare alcune parti del naso. E naturalmente questo avviene già tutto nella mente. In questo momento io ho deciso di fare questo volto con un'espressione, e quindi metto un po' di creta anche sugli zigomi,
Poi se vogliamo, come, siccome vedo che Vito che comunque ha realizzato un manichino che indica forse lo stupore di un qualcosa, è chiaro che il volto si deve prestare a questo. Quindi l'arcata sopraccigliare si può alzare o abbassare, guardate. Sì, un attimo di interrompere, signore, per dire che comunque anche in questa fase, no, si lavora sull'espressione, cioè devo sapere l'età del personaggio, lo stato d'animo, se è di ammirazione, di dolore, di gioia. Il volto è importante, deve esprimere, come anche il corpo, ma forse in alcuni casi il volto ancora di più, lo stato d'animo del personaggio che io devo andare a costruire. Ecco perché è importante il progetto iniziale, no? Qual è la scena, qual è il contesto, e anche il volto in questo caso deve essere diciamo legato a questo, a questa situazione, se è di dolore, se è di gioia, se è di ammirazione. Forse a volte si guarda più il viso che il corpo, no? Quindi. Ma perché il volto esprime tutto, insomma. È chiaro che, cioè, noi guardiamo il volto, tutti vengono presi dal volto, il resto diventa di contorno. È chiaro che se noi stiamo realizzando questo volto, il corpo deve essere in funzione a questo volto, perché così abbiamo una proiezione nello spazio. E un'altra cosa, sia del volto che del, che durante il lavoro bisogna sempre comunque confrontare la testa con il manichino per evitare di perdere i rapporti proporzionali stabiliti in partenza. Perché che cosa succede? Se io vado a mettere troppi volumi, rischio di fare una testa più grande e di perdere questo rapporto di proporzione. Mi esce la testa troppo grande e il corpo piccolo. Quindi ogni tanto io prendo la testa, la avvicino al manichino, vedo se sta andando tutto bene e procedo nel lavoro. Bisogna sempre comunque relazionarlo, diciamo, al manichino, no? Metto un po' di tempie. Ecco, solamente una breve passerella, insomma, di questi rapporti che vi dicevo prima, no? Cioè tre moduli, no? Divise in tre moduli e mezzo la testa, il rapporto tra l'attacco degli occhi e le narici, il rapporto anche tra gli occhi, diciamo, e le orecchie. Qua ci sono tutti i rapporti più o meno proporzionali, anche per il viso, così come per il corpo, chiaramente alcuni hanno dei rapporti proporzionali diversi, però in linea di massima sono questi. Anche qui noi per il volto possiamo usare il sistema, diciamo, dei volumi, no? A cui si può vedere molto chiaramente quali sono i volumi che possono, diciamo, comporre una testa, no? I muscoli, che sono importantissimi, gli occhi, l'espressione degli occhi, come vi dicevo prima, di dolore, di gioia, sta dormendo, è importante. Anche qui il naso, vedete qua i volumi, cioè la forma geometrica è sempre il punto di partenza, le narici, no? Le labbra, il tipo di labbra, tanti tipi di labbra, i muscoli che intervengono nelle espressioni, la fronte.
E anche poi lo vedremo in un secondo momento, nel momento in cui andremo a collocare la testa, bisognerà appunto tener conto anche della posizione del collo, se è un viso che è rivolto a destra, a sinistra, su o giù, eccetera, eccetera. Se devi dire delle cose, e noi da un po' di tempo ci serviamo delle foto per realizzare i nostri visi. A volte le facciamo noi, a volte le troviamo anche su internet. Adesso vi mandiamo un po' di volti che più o meno ci piacciono, insomma, no? che teniamo in considerazione. O di personaggi che comunque a noi piace lavorare sulle emozioni e sulle espressioni, quindi sono volti incontrati per strada a volte, sono volti che vissuti. Cioè serviamoci delle immagini, questo è importante, io lo dico per tutti, usiamo le immagini, aiutiamoci con le immagini. La realtà ci offre tanti spunti, quindi non... Se un volto vi esprime qualcosa, usatelo, perché vi aiuta comunque a entrare meglio nello stato d'animo del personaggio, a viverlo meglio e a costruirlo meglio. Impariamo a osservare, secondo me questo è un ottimo esercizio per imparare a guardarci anche intorno, no? E forse in questo periodo abbiamo perso questa... In fondo anche noi abbiamo imparato a osservare, come diceva Ronzino l'altro giorno, cioè lui... Cioè ha imparato a osservare, cioè non sa disegnare, però modella, perché comunque ha imparato a guardarsi intorno. Guardarsi intorno è importante, quindi anche guardare un volto, cercare di cogliere insomma gli aspetti, che quante varietà c'è nel volto, quante espressioni ci sono in un volto, è importantissimo.
non fermiamoci a il naso sta, cioè, solamente a questi rapporti proporzionali. Il volto ha, ha innumerevoli possibilità di espressione. Un volto senza denti, con i denti, un volto anziano, un volto orientale che ha un incarnato diverso rispetto e anche dei tratti fisionomici diversi. Le rughe, come si formano. Nasce una scarpa, come si modella una scarpa? Ti do il video. Voglio sapere anche che tipo di scarpone, insomma, si andrà a fare. Quindi lo studio dell'anatomia di una scarpa. Adesso faremo solo un accenno, perché poi per poterle rifinire ho bisogno che questa argilla indurisca un po', poi facciamo vedere quando, insomma, spero nel pomeriggio si possa fare. Si entra nei dettagli, adesso non è possibile in quanto l'argilla non è, è troppo bagnata. Forse, non lo so, la posizione delle mie mani io non tengo... Prima di passare alla vestizione bisogna realizzare le scarpe e si parte la vestizione dalle si fa solo quello che si vede intanto, altrimenti poi si va a gonfiare un po' troppo quello che sono i vestiti. Si parte prima dall'interno, quindi se si vede un pezzo di magliettina di qua, io vado a fare solo questo pezzo così. Se questa è una maglia che insomma fuoriesce anche dalle braccia, si fa solo questo pezzo qui, leggermente più dentro si porta a sfumare, ma si parte da questo e poi man mano andiamo a mettere camicia, gilet, giacca e tutto il resto. Parto sempre dai pantaloni e dalla magliettina. Se dà fastidio la puoi togliere. Quello che sono poi i lacci o l'invecchiamento delle scarpe si farà dopo, si farà. Si può fare anche scalzo, non... No, ma no. Più o meno in linea di massima siamo riusciti a dare una forma a queste scarpe. Siamo riusciti. Adesso vediamo Ronzino come è messo con la testa. Se Michele, se si può andare sul...
un'altra cosa, e per conservare l'argilla, avete visto, io uso un panno, uno straccio umido, così la potete tenere per anni, insomma, anche per conservare un oggetto, un soggetto, panno umido, spruzzate un po' d'acqua, lo mettete in una busta in modo che non prenda aria, altrimenti inizia a perdere l'elasticità l'argilla, specialmente nella lavorazione delle mani. Bisogna avere le mani un po' bagnate, un po' di più. Chiaramente per realizzare la testa ci vuole un bel po' di tempo anche, quindi noi stiamo accelerando un po' le fasi di lavorazione, se vogliamo. Vedete che Ronzino aggiunge poca argilla, cioè la stecca deve essere proprio, ci sono, usa pochissimo, no? Pochi pezzi di argilla per aumentare di quel tanto i volumi. E non hai punti di riferimento. Non tenere i punti di riferimento della natura. Consideriamo, io vi ho fatto vedere il video di come si, no, divide il volto, no? Ma in realtà Ronzino è un anarchico. Ha ormai memorizzato, come vi dicevo, lui non disegna, però ha memorizzato quali sono automaticamente i rapporti di proporzione tra il naso, cioè lui non si è segnato i volumi, ha aumentato il naso, l'ha fatto, diciamo, così, di sua spontanea volontà, senza... Sì. Ma lui ha iniziato, infatti quando gli dico, ma Ronzino, segniamo i punti prima... No, lui va... Lui va per conto suo. Io devo essere più libero, non c'è niente da fare. Io vi ho fatto vedere quello, ma quello lui non lo segue completamente. Non l'ho mai seguito e non lo segue. Ha tutto un suo modo di lavorare. Ah, adesso Vito vi fa vedere la pulitura, diciamo, del manichino. Prima della vestizione. Prima di vestirlo, il manichino, completato nella postura giusta, viene pulito con una spugna bagnata nell'acqua, viene privata, diciamo, di quel quantitativo maggiore d'acqua e viene lisciato. Sì, per il volto, come vedremo dopo, si userà un pennello morbido, molto sottile. Alcuni piace lasciarlo ruvido, no? A me per esempio piace il volto, dipende anche da quello che vogliamo ottenere, se noi è chiaro che dobbiamo fare un prodotto finito, così molto levigato, è chiaro che il volto deve essere levigato, però se noi vogliamo lasciare la materia così molto più libera, far vedere di più la lavorazione, ha un'altra espressione, ha un'altra vitalità, è più artistico, diciamo, no? Anche nella vestizione vedremo, si potrà fare anche questo procedimento, quello di, diciamo, ripulire poi, diciamo, tutto il lavoro, di renderlo tutto più omogeneo, però per una esigenza, diciamo, personale, uno può lasciare anche questo lavoro di stecca
che alcuni piace, alcuni no. Ma anche tra di noi, insomma, siamo diversi dall'altro. La mano poi sarà fatta alla fine. Adesso abbiamo ormai la posizione, dove sarà la mano ce l'abbiamo già, e questo ci serve in questa fase, basta questo, è sufficiente questo. La mano poi vedremo, sarà staccata anche la mano e si farà a parte come abbiamo fatto per il volto. E se fossero piedi, scarpe? Lo stesso, si modellano i piedi. Sì, no, 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 i piedi si modellano qui, no? Sì, sì, si modellano appoggiato. Sì, perché il piede è in funzione di come sta, cioè nel senso se è un piede che poggia sul tallone, se poggia sulle punte, se è tutta la pianta che poggia, quindi è importante come sta sulla base il piede. Mentre la mano, come vedremo poi dopo, sarà prima modellata e poi diciamo messa nella posizione che noi vogliamo. Aggiunte dopo. Sì. No, no, guardi, ripeto la domanda, mi diceva se le mani possono essere aggiunte in questa fase o alla fine quando sarà vestito. Noi lo facciamo dopo che abbiamo finito i piedi, no Vito? Cioè, se devo, io devo tenere presente, se devo fare una spedizione, io questa mano andrei a staccarla. A staccarla e poi la inserirebbe chi mi ha commissionato l'opera, perché così sarebbe troppo rischioso spedirla. Però non si vedrebbe l'attacco, cioè, poi vi faccio vedere, c'è una statua proprio a incastro, c'è un incastro, uno inserisce la mano, una goccia di silicone e così si evita la rottura durante il trasporto. È chiaro che io non lo faccio su questa mano che ha un appoggio, ha una base. Mo andrò a levigare alcune parti dove con la spugna andrei a togliere del rilievo, quindi lo farò con un pennello morbido, bagnandolo sempre con l'acqua, passare. Tanto una volta poi che va via l'acqua usciranno di nuovo quello che insomma è la forma della scarpa, adesso si perde un po', ma è colpa dell'acqua eccessiva insomma che... Si farà anche così sul volto. Diciamo che questa è una statua già pronta per la vestizione. Appena inseriremo la testa, perché dovrò inserire alcune parti di anatomia del collo. Ci sono. Giusto per tenerli faccio vedere come si realizza una mano, poi la rompo. Faccio vedere il video. No, no, no. Allora, mentre Ronzino continua sul volto, adesso Vito vi farà vedere come nasce una mano. La mano nasce sempre da una proporzione, che è il viso mi detta legge su tutto il corpo. E Ronzino puoi darmelo poco poco, poi te lo ridò. Giusto per far vedere le proporzioni. Allora, come faccio a prendere questa proporzione io? Io di solito faccio sempre fede a quello che è la mia anatomia come punto di riferimento, ma quindi vado a fare prima il palmo della mano, senza le dita. Vado a fare, prendo questa proporzione che parte dal mento, il palmo della mano e mi arriva la punta del naso, quindi la stessa cosa farò con il soggetto.
vado a fare una pallina, la vado a schiacciare leggermente, mi sembra troppo grande, ma posso anche modificarla dopo, è solo come riferimento. Quindi mento mani. Successivamente a questo mi realizzo il polso, poco, giusto da averlo come supporto, anche se ce l'ho già montato sulla statua, me lo vado a realizzare come supporto e me lo vado a creare già il movimento. Quindi vado a provare di nuovo, più o meno ci siamo. Vado a realizzare il primo dito, l'indice, sempre con forme geometriche. È chiaro che deve essere sempre in proporzione, il punto di riferimento è sempre la maschera, il punto di riferimento è sempre se stessi, insomma il primo dito mi arriva leggermente sopra l'arcata, sopra le sopracciglia, insomma. Mi vado a realizzare il primo dito, lo vado a provare. Bisogna tenere presente anche del soggetto, se è un soggetto magro, se è un soggetto di una certa età, insomma, poi cambia anche la cosa della mano stesso. Nel momento in cui trovo la distanza giusta, barbotina sempre, da una parte sola basta, perché poi l'altra andremo proprio a schiacciarla. Vado sempre a ziglinare un po', vado a schiacciare il dito e prende posizione già da solo stesso, eccolo. Vado a togliere la materia in più, vado a lisciare, ad unire le parti. Che cosa succede adesso? Che li vado a creare il popastrello davanti, taglio che abbiamo centrale come riferimento, perché dopo andremo a rifinire le dita, quindi inizio già ad articolarlo. Vado sempre a misurarmi la mano, mi sembra un po' il dito un po' corto, quindi vado ad allungarlo. Adesso ho già il primo riferimento, da questo nascono tutte le altre dita. Mi faccio i riferimenti anche qua, quindi adesso non ho più bisogno del manichino, del volto. Man mano possiamo anche rifinirle, io a volte lo faccio durante, dopo, possiamo crearli l'unghia, entrare nei dettagli da subito. Possiamo crearli se a questa posizione quest'osso che esce fuori. Però sono dei dettagli che aggiungeremo dopo. Adesso anche qui, no, Vito, bisogna sapere anche come sta, in quale posizione sì, la mano. Quale posizione la se mano? Quale dita sono piegate? Sì, facciamo una mano che ha un'espressione, diciamo. Un'espressione. Mandiamo delle immagini mentre le fai? No? No, forse volete vedere come si realizza proprio tutta la mano, vero? Sì, sì, sì. Poi allora, il video magari lo mandiamo sì, dopo. Sì. Barbotina che non ho messo. Secondo dito lo farò leggermente più chiuso, gli daremo un po' di...
Sì, ma puoi far vedere, sì, fate girare, ma puoi fare girare anche tra i tavoli, ce n'è una da una parte e una dall'altra. Dove sta? Dove sta l'altra? C'è l'altra da Ronzino, falle girare per i tavoli così. Semplice da fare una mano, no, ve lo garantisco. Cioè, ma si parte sempre da questi volumi, cioè non si esce fuori. È chiaro che si può trovare difficoltà nell'articolare una mano, quello sicuramente, però prendete sempre spunto la vostra mano, dove inizia a piegare, dove sale, dove scende, bisogna di riferimento quella. Guardare, l'importante è guardare. Ecco, come diceva Emanuele prima, bisogna osservare, guardare, osservarsi. Voi pensate, noi abbiamo questa fortuna, abbiamo, no? Di essere manichini noi stessi prima di realizzare qualcosa, no? Noi abbiamo trovato difficoltà nell'anatomia dell'asinello, per esempio. Lì è un problema, riconoscere un asinello è semplicissimo per tutti. Nel momento in cui si fa, difficoltà è entrare nei particolari, nei dettagli, l'anatomia vera e propria. Abbiamo fatto un bel giro di masserie, fotografie, proporzioni, abbiamo studiato così per quello, insomma, che c'era possibile, anche le pecore stesse. Per esempio, noi poi vi faremo vedere, per i palestinesi abbiamo fatto bue che si fa. Abbiamo fatto un zebù, che è quello indiano e quello con la cosa che sta sopra. Lì siamo andati ad un a Oria, allo zoo. Lì ci sono stato un bel po', ci sono stato per fare delle foto, per vedere come cammina, come non cammina, insomma. Abbiamo studiato lì l'anatomia, i colori e tutto. Per quanto riguarda le mani e il corpo, ci siamo noi stessi, insomma. Sì, adesso vi faccio vedere, se sposti un po' sul video, vi faccio vedere un po' alcune immagini sulle mani, insomma, no? Vito piegava... Vabbè, io posso far passare anche questa nel frattempo, sì, così, sì. Man mano... Sì. Prendete anche investighezza nel toccarla. Sì, sì, vai. Vito faceva vedere come si piega il dito, no? Ma in realtà sono le falangi, no? Noi abbiamo le falangi, quindi... In base a dove si piega ci sono le falangi e quindi sono indicative, no? Ci sono i muscoli. Guardate qui in questa immagine, per esempio, il rigonfiamento tra una falange e l'altra, no? Ed è questo. E le mani, l'espressione delle mani, è importante questo, l'espressione delle mani, come l'espressione del volto, l'espressione del corpo, l'espressione delle mani. Anche qui potete vedere in questa immagine la forma geometrica, partiamo dalle forme geometriche, anche per le mani. Questo lo avrete nelle dispense, le mani vanno sempre... Dal nostro punto di vista, fatte dopo il volto, dopo l'espressione del volto, è qualcosa che definisce anche dopo la vestizione. In questi disegni, vedete, si parte dalla forma geometrica e poi si sviluppa la mano. E anche, diciamo, nella modellazione si può partire da questo principio. Facciamo una cosa, faccio vedere. Allora, io ho portato un lavoro di una commissione che abbiamo iniziato, è in lavorazione ancora. Le mani non ci sono, sono i visi. Si vede un po' di vestizione, insomma, è da finire. Così è aperto, Michele, ci organizziamo, lo facciamo vedere. Allora, questa è una scena di una nascita popolare, è ancora in fase di costruzione. Ci è stata commissionata, però ci hanno dato libero a interpretazione quello che poteva essere questa scena. Togli. Questo è solo un supporto per non far appoggiare la busta sopra e questo è il modo di conservare le cose. Straccio bandiera, è chiaro che non si mette sul viso, non si mette... Com'è coperto? Vediamo di... Sì, vabbè, sono dei semplici stracci, insomma,
bagnati non troppo. Mo vediamo di spostare l'intera scena. Vediamo di spostare l'intera scena. No, no, Emanuele, prendi il tavolino, vediamo di spostare l'intera scena. Ma poi potrete vederla direttamente dal... Spostati un attimo, Emanuele, dalla luce. Guardate, questa è una Madonna, vestizione popolare, non ha il braccio. Non ha il braccio perché comunque abbiamo realizzato il Gesù bambino, la mano, il braccio, gli verrà proprio come se stesse proprio proteggendo, abbracciando, riscaldando il bambino. Deve esprimere un sentimento il braccio, la mano, deve esprimere. La Madonna si è quasi addormentata, stanca. Gesù bambino no, è sveglio, e il San Giuseppe di spalle, con questo braccio che si sta tenendo con il bastone, altrimenti questa sarebbe una posizione scomodissima per lui, tenderebbe a cadere, quindi il punto di forza sua, insomma, per mantenersi è questo bastone, quindi verrà questo braccio così alto, verrà... e sta osservando il Gesù bambino, insomma, c'è questo dialogo tra lui e il bambino, cioè... Cerco di spostarlo per... C'è l'asinello dietro che partecipa anche a tutto questo, insomma, sta riscaldando il bambino, è interessato, è incuriosito, anche la pecora comunque che sta scendendo. Sostegni vanno tolti. Vabbè, da premettere una cosa, che questa sarà una scena in cui realizzerò uno stampo. Ce la farò, me lo chiedo anch'io a volte, però più gli stampi mi impegnano, più mi ostruiscono la strada, più ho voglia di confrontarmi con ciò, insomma. Credo di riuscire comunque in questo. Questo lo stampo verrà fatto in questo modo, altrimenti uno a vederlo così dice: ma no, è impossibile, è spaventoso realizzare uno stampo del genere. Verrà sezionata la scena. Sezionato anche i soggetti. Nel senso che vanno tolte le braccia, mani, testa, piedi. Quindi in un solo soggetto verranno diversi stampi. La testa verrà staccata, le braccia, le gambe, poi verrà inserito, assemblato il tutto. È chiaro che mi farò dei punti di richiamo, di riferimento, di incastro. Sta qui il difficile, insomma. Però verrà tutta staccata. L'asinello, se io dovessi farlo in questa posizione, li staccherei la testa da qua, lega. Tecnica sempre la stessa. Vado a ripulire. Questo è sempre lo stesso manichino, È chiaro che i tratti somatici del viso saranno diversi. E qui, senza giocare molto sul movimento, gli diamo un piccolo movimento alle gambe. Gambe, daremo una torsione di più al bacino. Poi nel momento in cui andrò a posizionarlo, vedremo. Allora, il supporto per reggere il manichino. Chiaramente questo è un supporto per manichini da 20-25 in su. Io ho fatto questa tipologia e, insomma, sale e scende per come mi serve, e nel momento in cui devo staccare la statua me la vado a sganciare.
esce la statua avanti e poi vado a togliere questo. Vado a togliere. Mi semplifica così il lavoro. Domani avrete una struttura simile, più piccola, però fissa. Sui manichini piccoli non c'è bisogno, insomma. No, no, ma è molto semplice da realizzare. Cioè, Michele le ha realizzate 40. Quindi domani vedrete, insomma, per un manichino da 11, da 10, lì quelle vanno bene. Aspetta a lui rispondere. Dice la bomboniera di fine corso, dovranno essere poi portati in cottura e poi dipingerete ognuno. Si prepara una base diversa da quella, insomma, che era prima col supporto sotto. Questa sarà tutta piena. Perché non lo, se deve essere una statua che bisogna inserire nel contesto di un presepe, ma anche quella, eventualmente questa si potrebbe fare staccata e poi inserirla nel contesto di un presepe, nel senso che si andrebbero a togliere alcune parti, o proprio staccata dalla scena. Quindi mi vado a realizzare anche domani, farete questo, solo che questa io avrei dovuto lavorarla con un mattarello, però vedo che il tavolo casomai va a cadere un po' tutto, e in modo che non cammini questa base. Io qua ho fatto questi che andrò a togliere, punzoni, insomma, di ancoraggio, in modo che la base non cammini. Quella che voi farete domani, l'ancoraggio avverrà dietro al supporto, una cosa del genere, andrete ad ancorarla al supporto in modo da non far muovere la base. Succede? Sì, perché con l'essiccazione la base tende, diciamo, un po' a staccarsi dal legno. Sì, vabbè, io ho messo anche un po' di nastro per isolare il legno da quello che potrebbe essere. Perché il legno, insomma, assorbe l'umidità e quindi fa asciugare un po' prima la base, e quindi rischia di, no? Sì, al contrario, questa è una base in legno rispetto a quella, perché lì non saprei come andare ad ancorare un qualcosa del genere, un supporto. Allora, andiamo ad articolare sempre lo stesso modo. Atrofizziamo, sì, mutiliamo. Però vedete, il taglio è sempre in diagonale, no, delle gambe, perché poi si possono posizionare in qualsiasi modo. Sì, vabbè, facciamo un'altra cosa. Questo lo avete già visto, per come si posiziona. Abbiamo già visto prima. Facciamo posizionamento che ci sarà domani, senza andare a tagliare le gambe, così anticipiamo anche qualcosa. Facciamo finta di non averle tagliate. Sì, perché questo lo farete domani senza andare a tagliare le gambe. Se il movimento del corpo non comporta uno stravolgimento della statua, tranquillamente si può lasciare. Quindi io vado quasi a fissarlo all'altezza del sedere, no? Sì, più dove, o meno, insomma, scarica il peso maggiore. Sembra brutto da vedere. Lo so. Cerco di creare un supporto, insomma, attorno e da incollare il manichino a quello che altrimenti poi con il filo di ferro tende a scendere giù. Quindi adesso che cosa faccio? Mi porto una gamba dietro. Guardate, cioè con niente si riesce a fare un movimento semplice di cammino, semplice, senza andare lì a tagliare. È chiaro, bisogna guardarlo anche lateralmente, in modo che non, sì, attenzione che il baricentro, insomma, sì, no? Il baricentro cada all'interno della figura, in modo che non ci sia,
Sì, sì, sì. Qui che cosa vado a fare adesso? Anche qui, scusa Vito, no, si posso, il bacino si può spostare avanti, lo facciamo, indietro, cioè lo adesso facciamo. Lo faremo anche qui. Però facciamo. Bisogna ancorarlo benissimo a terra, no? Anche qui vedete, si rende le due superfici ruvide, si mette un po' di acqua e di barbotina e si fissano i piedi, che è importantissimo qui, perché è in piedi e quindi... Fammelo con la barba, sai, non si no. Passiamo alla costruzione, accendiamo il piede. Riesci a prenderlo, Michele? Chiaro che bisogna studiare un po' di anatomia anche del piede. Anche in questo noi abbiamo fatto, ci siamo denudati il piede. È la cosa migliore. È la cosa migliore, perché qualsiasi foto, immagine può essere utile, però
più è meglio è vedere il proprio piede, e si guardano tutta una serie di volumi che il piede ha. Chiaro che nei dettagli si entra dopo, adesso si fa solo l'accenno perché è ancora troppo bagnata l'argilla. Così come le scarpe. Dimmi.